È una serata umida nell'Istend. Il cielo è carico di pioggia come sempre e le nubi grigiastre si alternano veloci, quasi a rincorrersi. Le poche luci illuminano la strada come piccole oasi dove poter trovare rifugio anche solo per un momento dalle tenebre che avvolgono ogni palazzo. Bucks Row non è come le altre vie di Whitechapel. Qui vive gente più rispettabile, se per rispettabile si intende la continua dedizione al lavoro e il consumo di gin moderato. L'odore dell'alcol misto a quello delle numerose stalle dei mattatoi è nauseante. Fa quasi girare la testa. Forse è a causa di questa puzza che i suoi residenti bevono? Forse è per fuggire un attimo da questa realtà, immaginando i bei campi ordinati del Gloucestershire, dove gli alberi si alternano allineati come piccole mani che tendono al cielo azzurro. Quei campi belli, verdi, che cambiano colore in ogni momento e che, uno accanto all'altro, sembrano una di quelle coperte cucite da mani esperte per i mesi invernali. I davanzali delle finestre, laggiù, hanno fiori, qui in Bucks Row. I palazzi sembrano enormi bocche senza denti. Anche a Polly mancano dei denti. Per essere esatti, 5. Non è bella, non lo è mai stata. La vita con lei si è accanita duramente ed è caduta così tante volte che ormai ha perso il conto. Ci ha provato con tutte le sue forze, che vengono meno puntualmente dopo 4-5 bicchieri di gin. Ha gli occhi distanti, con l'estremità verso il basso. Un viso gioviale. Sempre sbronza, nei rari momenti di lucidità è persino simpatica. Ha un modo tutto suo di dire le cose e in compagnia sa sempre trovare la battuta giusta. La chiamano Polly la sbronza. Ma dopo una vita così, chi non si attaccherebbe alla bottiglia? È una delle tante sventurate di Whitechapel. Si dice siano 1200. La regina ha cercato di porre rimedio alla loro situazione, peggiorandola. Per fortuna il commissario della polizia metropolitana, Sir Charles Warren, chiude un occhio. L'anno prima il caso di Elizabeth Cass aveva fatto notizia. La povera donna era stata arrestata, poiché si pensava dedita all'antica professione. In realtà, uscendo da lavoro tardi, si era recata a comprare un paio di guanti. I giornalisti attaccarono duramente la polizia per eccesso di zelo e per non trovarsi più in questo pasticcio, il commissario aveva deciso di lasciare le sventurate in strada. Anzi, proprio lui, per mantenere il decoro, aveva obbligato i suoi agenti a consigliare a tutte loro zone più nascoste e buie. Fino a 2 anni prima si poteva contare su uno straccio di cameretta non ammobiliata, con un letto sempre sfatto che puzzava terribilmente. Ora sono tutte lì, nell'ombra, che aspettano. E le loro frasi ammiccanti escono dalle tenebre dei mille meandri dell'East End, lasciando intravedere alla luce dei pochi lampioni un ghigno beffardo deformato dall'alcol. Avviciniamoci a Polly. Appoggiata così alla parete, rischia di sporcare il suo bel cappotto. Sembra nuovo. Buonasera. Sei Mary Ann Nichols, giusto? Sei elegante questa sera. Ehi, che ci fai in giro a quest'ora? La gente rispettabile già dorme. Come? Dovrei farlo anch'io? Ma io non sono una tipa rispettabile.
Sono una sventurata, una delle tante che la grassona in nero fa finta di non vedere. Polli, Polli, la tua boccaccia ti porterà in galera. Allora viva la regina, viva la grassona! Ci farai scoprire a ridere così forte. Non sono sempre stata una così, sai. Ero sposata, 24 anni d'inferno. Torna e scappa, torna e scappa. Volavano gli schiaffi, oh sì. Ma mi difendevo bene da quel porco che si faceva la cameriera mentre gli sfornavo un altro figlio. Gli uomini sono tutti dei maiali! Oh, a parte voi, signore, voi siete uno di classe. Ho visto qualcuno come voi il mese scorso al Crystal Palace. Eravate tanti. Che meraviglia sentire quel coro e quelle voci. Io ero fuori e li vedevo arrivare, signori. Da bambina credevo anch'io di sposare un uomo distinto, di fare la mamma a tanti bei bimbi paffuti. Beh, non mi è andata male. Almeno i bimbi li ho avuti. Chissà cosa faranno, gioie mie. Chi li ha più visti? Il maiale non mi ha più versato neanche un penny per mantenermi. Oh, quella musica. Si udiva perfettamente da fuori. Ho pianto, sapete. Le cose belle commuovono, caro signore. Si dice che qualcuno l'abbia registrata. Ci pensate? Registrare le voci umane. Chissà se registreranno anche Polly la sbronza un giorno. O qualche buona parola che potrei mettere in commercio. Mi avete notata subito voi, perché siete un intenditore. Il cappotto? Lo sapete mantenere un segreto, signore? Ah, non è il mio. L'ho rubato. Pardon. L'ho preso in prestito dalla famiglia Caudry. Ve l'ho detto che sono brava delle faccende domestiche. Perché indietreggiate, signore? Non vi interesso più. A chi interessa Polly la sbronza? Avete ragione. Non sarete della polizia? Siete un maledetto giornalista! Furbi voi! Fate dei belli articoli su noi poverette! E che ci guadagniamo? Di passare per donnacce! Andate via dunque! Lasciatemi raccattare i miei 4 pence per la pensione in pace! Via! Ho detto!